Questo è il posto più bello del mondo. Guarda. Un ghiaccio! Abbiamo fatto fare un controllo, ragazzi, ma qui la situazione è tragica, Ciao ragazzi! È una bellissima giornata di fine ottobre. Questo mese ci ha regalato un sacco di soddisfazioni. Sto andando a Foppolo per prendere il ticket d'ingresso, costa 3 euro, dovrebbe costare 3 euro per fare il passo d'Ordona, che è un passo che porta verso Morpegno, e poi ritornando farò il passo San Marco, che è un passo molto bello. Giù a valle c'erano 8 gradi quando sono partito, adesso ce ne sono 13, sono già fatto 140 km, però punge di più qua. Questo pezzo giù da valle è comunque divertente, limite 90. Sono delle belle curvettine da fare in quarta, quinta marcia. Certo, sicuramente la domenica sarà molto più trafficato, adesso capirai, è mercoledì, sono le 12:20, sono tutti a fare il sugo. Ma che bello qua! Anzi, è proprio un bel paese. C'è una cascata, adesso però c'ho il sole contro, eccola là. Forse ora si vede meglio. Eh sì, adesso sì. Spettacolo di colori che ci sono oggi. Un tornante in galleria, questa è una cosa nuova. Vediamo un po'. Eh sì. Sono dei colori eccezionali oggi, sembrano quelle foto che si vedono dall'Alaska. Oh, qua da queste parti mi piace pure la cascata interna. Andiamo a vedere, qui c'è scritto che hanno permessi per il Dordona. Buongiorno. Buongiorno! Permesso per il Dordona ce l'ha? Li ho finiti! Andiamo a vedere qui dove dovrebbero averli. Quanto è bello il KTM visto da qua. Comunque, permesso preso, andiamo. Passo Dordona inizia da qua, eccoci qui, a 500 metri dal bar dove si acquistano i ticket. Qui l'anno scorso c'erano i lavori, c'era la fanga e mi sono impantanato. Ci metto fin da subito. No, mi siedo. Il navigatore non mi segna questa strada, neanche il sito che uso per fare le mappe, che si chiama Mappite. Tanto so che da qua a Morpegno non sono molti chilometri, una ventina, ma tanto della Madonna. Ecco un po' di sterratino, qualche sassolino. Però sentito la forcella a pacco praticamente. Qua sono questi canali, a volte d'acciaio, a volte di legno, a volte di cemento. Un piccolo ostacolo, comunque diciamo che a memoria il pezzo iniziale è quello più duro perché è più pietroso. Ecco qua, questo è un bello ostacolo, che questo caracca, questo l'ho sentito, wow. Ok, sembra un po' meno cattivo in questo tratto. Ah, yeah. 2061 metri. Qua li chiamo verso la provincia di Sondrio. Da qui si scende e se è bagnato, so cazzi. Tornantino coi sassi, mai divertente da fare. Oplala, modalità anzianotti, che bello ragazzi. Oh, ghiaccio. Consiglio, non fate il Dordona se avete fatto una lezione di crossfit al mattino presto, qualche ora prima. Ok, dal ghiaccio. Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. E direi che fine ottobre è il periodo massimo per farlo, perché mi aspetto che poi ghiaccerà molto di più evidentemente, anche se adesso ci sono
non so quanti gradi, un po', 8. Boh, finito il pezzo duro praticamente, ma forse ce n'è ancora qualcuno. Comunque deve essere così d'ora in poi. Romperò molti avvallamenti di questo tipo. No, ho parlato troppo presto. Perché riflettiamo un po'. Mettiamo, sennò entriamo nel cippone. Paesaggio spettacolare da questa parte qui. Ecco, il proseguimento del passo, ma in realtà è molto più sterrato di quello che ricordassi. Quindi per un po' ce la faremo così. Anche un torrentello, un ruscelletto che sfocia. Ma cazzo, c'è un tubo rotto. Ecco che riprende il cemento. Guarda che colori questo. Guarda che colori, guarda che roba. Ghiaccio. La strada, eh. È morbido, ok. Di morbido, ok. Qua merita una foto, ragazzi. E qua il ghiaccio si fa bello lungo, cerchiamo di stare più esterno. Questo non me l'aspettavo veramente, tutto questo ghiaccio è veramente una sorpresa. Questo è segno di una moto che è passata col cemento fresco. Scivoloso, madonna, ci ho messo i piedi sopra e ho chiamato a fare un controllo, ragazzi, ma qui la situazione è tragica, eh. Ma che roba, devo prendere la via così, mi allargo e passo di là, che c'è un po' di sassolino e subito sul cemento, di qua è troppo e poi tra l'altro è troppo rischioso. Morbido, morbido, via! Avevo la ruota davanti quando sono partito su una lastra di ghiaccio. Lo sterzo pesava 2 grammi. Speriamo di non incontrarne più. Tornantino, no, asciutto, dai, per fortuna, ragazzi. Wow. Per fortuna! Segnato, ma non è ghiacciato. Ma che roba, non è? È il posto più bello del mondo. Ci fermiamo un attimo, dai. Questo è il posto più bello del mondo. Vabbè. L'unico rumore che c'è è il ruscelletto, il tronco fontana. Anzi, beviamo un po'. Dalla montagna dietro, con tutti gli alberi gialli dall'autunno, e quel bellissimo cappone, non è il pollame, proprio cappone 1290. Bellissima dalla tre quarti per me. Poi de gustibus. Rimettiamoci in marcia, mi sono tolto il casco per bere un attimo dalla fontanella, e così quando me lo sono messo era fradicio. Anche i guanti, pure fa fresco. Qua. Non ho incontrato nessuno oggi, solo qualche persona a piedi. Beh, forse un motivo, una mezza idea ce l'ho.
Allora, passo d'ordone, lo consiglio, lo, è fattibile per tutte le moto, per questi pneumatici, vi dico la mia. La parte più difficile è quella bergamasca, ovvero quella che abbiamo fatto in salita oggi, perché ci sono i sassi più grossi ed è più brulla. Quindi, per chi ha moto pesanti o comunque insomma moto non classici endurelli e così, quindi diciamo dai 690 701 esclusi in su, io vi consiglierei di farla nel senso di marcia che ho fatto io. Io Dordona l'ho fatto due volte e l'ho fatto tutte e due volte in questo senso di marcia qua, ovvero andando verso Morbegno, perché comunque personalmente trovo più difficoltoso avere a che fare con sassi grossi, comunque con sassi e terreno più accidentato. Ho fatto un saltino in discesa perché è più difficile controllare la moto. Queste moto poi prendono velocità quando c'è discesa, premesso che comunque se la sassaia è pesante bisogna anche tenere un certo ritmo, se no diventa più difficile controllare la moto. Quindi se andate piano paradossalmente fate più fatica, mentre a scendere i pezzi brutti sono di meno. Ovviamente vi consiglio di non farlo in questo periodo dell'anno, quindi magari fermatevi a metà ottobre massimo. Non serve un pneumatico specificamente da fuori strada se il terreno è secco, ma è quello che consiglio sempre per questo tipo di moto. Secondo me, io ho provato le Anlas Capra X che sono molto più tassellate di queste. Questa parte si costeggia al torrente, è molto bella, come vedete è quasi interamente cementata con tutti questi solchi. Ogni tanto c'è qualche avvallamento, qualche canale di scolo eccetera, oppure qualche effetto sterrato come questo qua. Abbiamo due pozzangherine, così facciamo vedere a tutti che abbiamo fatto fuori strada. Asfalto, no. Niente, oggi è meglio che non parlo più. Pozzangherone, sentito l'acqua sugli stivali. Ok, adesso c'è asfalto, adesso tante voglie. Ah, che roba, ah, che roba! Bello questo pezzo, spettacolare! Come colori e come, come strada. È asfaltato e poi quando ci sono questi tornanti c'è cementino e poi ritorna l'asfalto. Battellina, bello qua! Costruzioni di pietra, prati, combo vincente. Se volete farmi un regalo ed essere sicuri che mi piaccia, regalatemi una casetta, una baitina così, non necessariamente su nei bricchi, che sia fatta di pietra col praticello, no? Anche i passaggi dove si va, tutto praticello, tutto come la Pizzo Nero o come il paesino con la chiesina che abbiamo visto prima. Spettacolo, la Madonnina, la località La Madonnina. Questo è tipo il 60° tornante che sto facendo, 61, 62, non sono numerati come in altri posti, ma sono tanti. Abbiamo fatto 4 tornanti in 300 metri di strada. Tanto per cambiare, tanto per sognare. Oh, il paese qua sotto, finiranno. L'ultimo credo. Sì, qui abbiamo una specie di tornante allargato. Difficile vedere con il sole così radente oggi, bello, ma difficile. Valtellina, bello, che spettacolo di vallata. Guarda qua, tutti i colori ci sono, bellissimo. Questo scorcio c'ha tutti, rosso, giallo, verde, marrone, arancio.
bella curva, altro con un panorama eccezionale anche qui. Ho visto un cartello, sculture nel fiume, ci ho messo un po' a capire dove erano, poi le ho viste. C'è una lì, una là, una qui a fianco. Sono anche qui dei punti dove c'è una specie di brina, mi sentire col piede. Eh sì, va bene, passo turistico. Adesso la strada si arrampica su di qua. Siamo quasi all'altezza delle punte là. E quella è la cima del Passo San Marco. No, ho detto una cantonata, queste cime sono 3.300-3.400, quindi altro che alti come loro. Impressione, pensai che praticamente ci sono 1.000 metri di differenza, eppure sembra poco più alto di noi, che siamo sui 2.000 e qualcosina. Andiamo giù al rifugio che sta qui sotto, ci prendiamo un caffè. Questo versante è tutto al sole e quindi è asciutto. L'unico suono che si sente è quello della fontanellina anche qua. Adesso interromperò questa quiete perfetta. Non sottovalutate questo periodo dell'anno per usare la moto. Chi per esempio blocca l'assicurazione. Se non avete vestiti da moto potete un po' arrangiarvi, mettete per esempio un piumino sotto il giubbotto, che è una cosa che io farò tra un po'. E se avete un giubbotto certo sufficientemente grande da poterci far stare un piumino, e il piumino è uno degli isolanti migliori, quelli piccolini, no? 100 grammi, quelli sottili, o un pile come ce l'ho io, o le giacchette riscaldate, insomma, perché guardate che roba, al di là di che oggi è un mercoledì e quindi non c'è particolarmente nessuno, però questo sole radente così, e siamo comunque a 2000 metri. Si sta 9 gradi, fattibilissimo. Avevo le manopole riscaldate accese stamattina, ma poi quando ho iniziato a fare il dordone l'ho spente e non l'ho più riaccesa. Quella strada che va su è invitante. Ecco, vedo già qua la sbarra. Va bene. Bello qua, che è mezzolto. Bel posto. Dica. Bella, bella. Allora ragazzi, spero che il giro di oggi vi sia piaciuto. Ciao.